In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Continua il calendario di incontri capitali di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che nell'alusfera di Piazza del Popolo ha ospitato Walter Veltroni per la presentazione del suo libro La Condanna, un testo che riporta i tempi della Roma da poco liberata dall'occupazione nazifascista e che ricostruisce il dramma del direttore del carcere di Regina Coeli attraverso lo sguardo di un giornalista, aprendo anche una parentesi sulla cultura del giornalismo e dell'informazione in generale. Tutto quello che è produzione di conoscenza, di informazione, di sapere, di comunicazione, tutto ciò che è nella sfera sia del racconto della realtà, sia nella sfera che appartiene meno al giornalismo, della creazione artistica, tutto questo rientra in quella magnifica realtà che è la cultura che Pesaro celebra in questi giorni. Noi siamo molto fortunati a essere italiani, dovunque si gira ci sono delle meraviglie, dai piccoli borghi alle città di questa dimensione c'è sempre una grandissima produzione culturale, c'è una storia, c'è un patrimonio artistico, ambientale che ci rende un paese unico al mondo. Nella cultura dell'informazione rientra anche doverosamente quella della conoscenza e nel caso del libro La Condanna il riferimento è alla storia di Donato Carretta, figura quasi dimenticata nel tempo che Veltroni sceglie di raccontare per un preciso motivo. Gli altri sono già dei privilegiati, quindi no, a me piacciono più gli ultimi, mi piacciono le persone che soffrono, le persone che sono state dimenticate o che hanno subito delle ingiustizie. È la storia di un uomo, Donato Carretta, una storia vera, che fu linciato nel 1944, che era andato come testimone di accusa di un processo contro un questore fascista, che però in uno di quei momenti in cui la folla perde il senso della ragione e smarrisce la coscienza dei diritti fu linciato, una storia che è stata rimossa per 80 anni e che io racconto attraverso lo sguardo appunto di un giovane giornalista che si infila nella ricostruzione di questa vicenda. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme.
Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.